era necessario parlarne, perché in verità quest'anno noi ci siamo dibattuti per fare conoscere alla gente quella che è la situazione della Colombaia. La Colombaia sta correndo di nuovo il rischio di essere abbandonata, di essere lasciata alla intemperie, mentre c'è bisogno che essa, che su di essa venga posta l'attenzione di tutti. Noi combattiamo affinché questo avvenga, perché dobbiamo sollecitare le istituzioni, ma dobbiamo sollecitare anche i trapanesi affinché ci sia un interesse ben determinato a favore di questa benedetta Colombaia. Nessuno si impegna per ora, tutti, come si dice, alzano le mani, non sanno cosa fare, non sanno che cosa dire. Speriamo che domani pomeriggio abbiamo l'apporto sensibile della cittadinanza, perché ormai la Colombaia è un fatto importante, è un fatto di carattere turistico, di carattere economico e di quello storico che sappiamo che è. Un ulteriore appunto va fatto ancora alla sovrintendenza, che continua nonostante tutto a tenere spenta la Colombaia. C'eravamo per un breve periodo abituati a vederla bellissima, illuminata di sera, e ritorna a essere buia. Purtroppo da agosto questa Colombaia è rimasta spenta. Ci sono tante dicerie, si trovano giustificazioni di carattere un po' strano, non tecnico, si trova di tutto, però la Colombaia resta ancora spenta e non sappiamo quando potrà essere riaccesa, quando potrà dare ancora una volta un po' di lustro alla nostra città.